isso é para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. E rientriamo in studio alla Tana dei Lupi, sono le 21.48 e ci ha raggiunto via telefono il nostro amico di cuore giallorosso, Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. Allora Luca, senti, parliamo anche con te insomma della, della sfida di campionato contro il Bologna all'Olimpico di Roma, insomma partita poi comandata dalla, dalla Roma che non ha avuto grandi problemi e ottima prestazione di Mohamed Salah. Insomma è una Roma poi che invece come grande novità non ha neanche subito gol. Insomma un passo avanti per la Roma di Spalletti, no? Sì, sì, un passo avanti importante. Certo, va detto che almeno i primi 5 minuti abbiamo sofferto tanto. Un po' per tornare a una polemica che è stata fatta negli scorsi giorni dopo la presunta dichiarazione di Buffon, il Bologna sicuramente non si è scansato. ci ha reso sì, la vita difficile. Come sempre. Però poi... Sì, come tutte le squadre che incontrano la Roma, no, comunque a parte questo, penso che la Roma poi abbia reagito bene a un inizio molto difficile e poi abbia vinto la partita con pieno merito. Nel primo tempo ha fatto un po' più di fatica, nel secondo direi che non c'è stata partita e che alla fine il Bologna non ha creato praticamente più pericoli, quindi il risultato ci sta tutto. Poteva starci forse di prendere un gol appunto per i primi minuti quando abbiamo veramente rischiato di prenderlo, però per il resto direi che la vittoria è stata assolutamente netta e meritata. Poi come dicevi giustamente anche tu, importante non aver preso gol, importante non aver preso gol poi per due partite consecutive in campionato, cosa che non accadeva praticamente da un anno. Sembra incredibile visto che la Roma siede comunque al tavolo delle grandi, però è un dato questo che deve far riflettere. Io credo che veramente se iniziamo a mettere più attenzione dietro in maniera più continua possiamo veramente aspirare a grandi traguardi, perché già adesso sono 3 anni che arriviamo fra le prime 3, 2 volte secondi e 1 volta terzi. Se iniziamo a prendere anche veramente un po' di gol possiamo fare ancora meglio. Poi in ultima considerazione su Roma-Bologna da parte mia, ecco, tu dicevi grande prestazione di Salah, assolutamente sì, però io credo che il migliore in campo sia stato Perotti, perché ha letteralmente ubriacato a più riprese a tutto campo i difensori e non solo del Bologna. Perotti secondo me, al di là della tripletta di Salah che è stato poi, si è portato veramente a casa il pallone, c'è anche una foto che lo dimostra, però Perotti è stato secondo me il vero migliore in campo di questa partita. Comunque le indicazioni che sono uscite, a parte la necessità di stare sempre un po' più attenti dietro anche fin dall'inizio della partita, comunque le indicazioni sono positive. E dietro si è ritrovato Rudiger che ha giocato anche lui una buonissima partita. Lo vedi tornato in forma da questo infortunio abbastanza lungo che ha avuto? Assolutamente sì, Matteo, e anzi io devo dire sono veramente sorpreso della sua prestazione di domenica, perché è vero che soprattutto poi dall'arrivo di Spalletti Rudiger era migliorato tantissimo, ma veniva da un infortunio veramente grave e devo dire che il Rudiger di domenica non sembrava assolutamente un giocatore che è stato fermo per 6 mesi, quindi veramente è stata una grande sorpresa.
speriamo ovviamente che la fortuna dal punto di vista della salute lo assista e che non abbia alcun problema, perché il Rudiger di domenica, io forse mi sbilancio, ma dico che è un acquisto per la Roma. Sì, io sono d'accordissimo con te, cioè vale come un acquisto a pieno titolo proprio, e poi è ancora più importante in una situazione come quella che sta vivendo poi la Roma dietro a causa degli infortunati. E ottima prestazione di Rudiger stesso, che ha giocato 90 minuti anche in Europa League, insomma, dove era la partita in cui rientrava dal primo minuto e l'ha giocata veramente bene. In quella partita invece forse la star è stata insieme a Dzeko il Shaarawy, che sta crescendo tanto. Sì, no, in verità ad Empoli Rudiger è rientrato dal primo minuto, comunque sì, ha fatto una buona partita anche lì, appunto ha giocato per due partite di fila dall'inizio. Ad Empoli mi sembra abbia giocato 70 minuti e domenica col Bologna 90, quindi praticamente ha fatto, si può dire, due partite intere. Ha dimostrato, come dicevo prima, un'ottima condizione fisica, si è comportato bene, non ha commesso sbavature, anzi ha fatto vedere di avere ancora quella sicurezza che aveva messo in mostra già appunto dall'arrivo di Spalletti, come dicevo prima. E quindi veramente è un Rudiger ritrovato, un Rudiger che fa ben sperare e che soprattutto, ecco, visto che ad Empoli ha giocato addirittura terzino sinistro, lui che al massimo, oltre che centrale, aveva giocato in passato come terzino destro, è un Rudiger che ci fa vedere di essere capace di adattarsi a tutti i ruoli della difesa e può offrire delle soluzioni importanti a Spalletti anche dal punto di vista tattico. Chissà, magari potremo vedere una Roma che sperimenta più di nuovo la difesa a 3 o magari di nuovo la difesa a 4 con Rudiger a sinistra in attesa del rientro che tanto stiamo sospirando di Mario Rui. Quindi Rudiger veramente una nota lieta a 360 gradi. Sì, infatti come esperimenti, appunto, diciamo anche prima che la difesa a 3 potrebbe essere una di quelle prove a cui Spalletti può sottoporre questa Roma, questa rosa, soprattutto se poi pensiamo a un Perez che si sposta a centrocampo, o un Florenzi in alternativa, che Florenzi lo sappiamo benissimo a centrocampo sa essere letale, se quando rientra mi fa notare paia Alessandro che è infortunato Florenzi, però quando rientrerà sicuramente potrà essere schierato a centrocampo se si opta per una difesa a 3. Allora ti chiedo, questa difesa a 3 tu da chi la vedi composta? Se non torna Vermaelen, insomma, io azzarderei a mettere in mezzo al campo Paredes e De Rossi al centro della difesa con Manolas e Rudiger, cioè per il momento mi sembra la migliore delle ipotesi, se no ci può stare anche Fazio con Manolas e Rudiger, quindi le soluzioni non mancano, quindi vabbè, diciamo Fazio, Manolas e Rudiger con alternativa però come difensore centrale Rossi, perché a me Juan Jesus continua a non dare troppe garanzie. È vero che domenica non ha fatto una brutta partita, insomma, io sentivo quello che vi diceva la settimana scorsa Cristiano Montanarella, ha detto una cosa secondo me molto giusta, o se non era la settimana scorsa quella prima, comunque diceva che quando la squadra ha giocato bene Juan Jesus grossi errori non li ha fatti, e domenica mi sembra che abbia rispettato un po' questo trend positivo, quindi può essere un giocatore su cui, se vogliamo, si può fare affidamento, però se devo scegliere un titolare in una difesa a 3 non metto lui. Certamente se ci fosse Vermaelen non avrei molti dubbi a fare come difesa a 3 Rudiger, Manolas, Vermaelen, questa sarebbe quella poi titolare con Fazio come alternativa. Beh certo, dare fiducia comunque all'esperienza internazionale di un giocatore come Thomas Vermaelen. Senti, ma quindi tu da quello che hai detto, De Rossi in centrale di difesa contro il Vienna ti è piaciuto? È complesso, sì, cioè, secondo me è un giocatore che si adatta abbastanza bene a quel ruolo, e devo dire che rispetto a come l'avevamo visto in passato in quel ruolo, perché avevamo iniziato a vederlo come centrale di difesa, se ricordate, dai tempi di Luis Enrique, sì, sì. A me piace più come libero in una difesa a 3 che come centrale di una difesa a 4. Probabilmente i movimenti sono diversi, poi io magari di questioni tattiche capisco un pochino meno da questo punto di vista, però
mi sembra di vederlo meglio nella difesa a 3 che nella difesa a 4, però mi sembra che comunque in questa stagione, quando è stato messo anche nella difesa a 4, non abbia particolarmente demeritato, e anche gli ultimi minuti di domenica, dove ha fatto il centrale di difesa, mi sembra che si sia comportato bene e soprattutto che rispetti un po' di più rispetto al passato la posizione, la tiene un po' di più. Prima tendeva troppo a salire, andava comunque a fare il regista a centrocampo, magari dava più una mano in avanti che dietro, dove lasciava dei buchi e commetteva insomma qualche sbavatura. Invece adesso lo vedo anche più attento nel tenere la posizione. Questo mi piace molto e mi fa ben sperare nel caso poi De Rossi dovesse essere riproposto in quella posizione. Sì, noi speriamo sempre che possa giocare nel suo ruolo, che insomma davanti alla difesa più che altro. Però sì, io contro il Vienna forse l'ho visto un po' troppo falloso, però è pure vero che doveva far fronte, diciamo, a una situazione non sicurissima tra Juan Jesus e un Rudiger che rientrava, quindi magari è stato un po' più deciso. Ti dico una cosa, scusate, dimmi. Ti dico una cosa, con l'Austria Vienna, secondo me, ve l'avevo detto anche a proposito della partita di andata, ha fatto vedere che davanti non è una squadra messa assolutamente male, no, perché là, sì. Ha questi esterni molto veloci, corrono, sono tecnicamente anche abbastanza dotati. Però sul ruolo di De Rossi, ti dico una cosa, lo preferisco anch'io in generale davanti alla difesa, però ti dirò, forse a sorpresa, io, per me non è un regista, a me non piace De Rossi regista, per me De Rossi è e deve essere un incontrista, cioè uno che ruba palloni e non uno che costruisce gioco, perché purtroppo questo non lo dice mai nessuno, ma De Rossi a costruire gioco non è capace. Sono d'accordo con te su questo, a pieno proprio. Ci hanno provato per tanti anni, secondo me insomma è reale la questione che non possa essere il Bonucci giallo rosso, perché poi è questo che lo si voleva far diventare a un certo punto della sua carriera, no? Invece sì, sono d'accordo che non sappia impostare così bene. Senti, tornando allora agli anni andati, mi dicevi che volevi ricordare anche un portiere che è rimasto non magari non tanto sul campo quanto nei cuori dei romanisti, cioè Giulio Sergio. Ah, diciamo che per un anno, insomma, anche in campo, non solo poi in questi ultimi anni nel cuore, però sì, Giulio Sergio oggi compie 38 anni, quindi mi sembra giusto sfruttare anche questo spazio per fargli gli auguri. Un portiere di cui io ricordo ancora molto vivo, anche perché avevo 24 anni in quell'annata in cui ci ha fatto sognare, quindi ero comunque, diciamo, abbastanza maturo per avere un certo ricordo nel tempo. Un portiere a cui sono rimasto affezionato. Io credo che abbia avuto una grossa capacità che non tutti hanno, quella di riuscire a far innamorare calcisticamente di lui in una sola stagione. Non tutti ci riescono. Lui ha lasciato, secondo me, un ottimo ricordo in quell'annata in cui abbiamo sfiorato lo scudetto con Claudio Ranieri in panchina. Poi tutti ricordano il famoso rigore parato a Floccari, ma io ricordo almeno altre due cose di quell'annata legate a Giulio Sergio: la parata nel derby di andata su Mauri, un volo veramente